Elisa Isuardi, punto png, una presenza che sul tappeto rosso inaugurale della 75esima edizione della mostra del cinema di Viennese certo non è passata inosservata. E per più di un motivo. Intanto, perché quello di ieri sera è stato il primo red carpet di Elisa Isuardi nel ruolo semi-istituzionale di quasi First Lady, ovvero da compagna del ministro degli interni Matteo Salvini, virgola, da quando il politico leghista ha assunto l'importante carica. Più che farlo, il colpo, Elisa ha rischiato di farcelo prendere, che tra una falcata e l'altra, svolazzamento dopo svolazzamento, virgola, l'abito è parso sul punto di aprirsi, CLAMOROSAMENTE, svelando l'inosabile. Come a non voler replicare gli ormai celebri casi di spacchi ultra o tapparsi a Venezia, nella memoria resta il caso di un paio di anni fa di Giulia Salemi, e a Cannes. Chi si dimentica Bella Hadid in rosso? Anche Salvini a Venezia con Elisa Isuardi, il ministro dell'interno è arrivato intorno alle 21, e alla terrazza biennale, tra la lounge Lexus, e il ristorante di Tino Vettorello, e si è diretto a salutare la Isuardi che lo aspettava da qualche minuto. Sono qui per stare tranquillo, ha detto ai pochi fotografi che lo aspettavano. I due, dopo una foto di rito, si sono ritirati in uno spazio privato protetto dalla scorta. Sì, ho cambiato idea e alla fine sono venuto qui alla mostra, l'ho fatto per l'amorosa, ha scherzato con i cronisti alla cena ufficiale di apertura. Le foto li mostrano complici, brindare a tavola, tra baci ed effusioni che non sono sfuggiti ai flash. Un Salvini nell'ombra, che per una sera ha messo da parte polemiche e dibattiti politici per lasciare spazio alla compagna. Il futuro PROGRAMMA Antonella è per me un'amica e una maestra. A dirlo, parlando della Clerici con l'Ancronos, è Elisa Isuardi, neoconduttrice del programma La prova del cuoco in onda dal 10 settembre su Rai 1. Ci siamo sentite spesso, e continueremo a farlo durante l'anno, ha detto Isuardi. Anzi, aggiunge la compagna del vice premier e ministro dell'interno, Matteo Salvini, lei mi ha consigliato di essere me stessa e io le ho promesso di fare del mio meglio. Essere considerata dalla Rai la sua erede naturale mi ha riempito di gioia e responsabilità, sottolinea.